Nella giornata di sabato 8 agosto, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino iraniano di 26 anni per possesso di documento di identità falso. Durante i mirati servizi volti a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina nella stazione di Milano Centrale, su un treno diretto a Ventimiglia, i poliziotti hanno chiesto i documenti ad un uomo che ha esibito una carta d'identità valida per l'espatrio, intestata a un cittadino francese. Il documento, pur essendo del tutto simile all'originale, presentava delle incongruenze. L'uomo alla fine ha fornito le sue esatte generalità, risultando essere un cittadino iraniano. Il documento è stato sequestrato e lo straniero tratto in arresto. Gli asili nido, i micronidi e più in generale tutti i servizi educativi per la prima infanzia da 0 a 3 anni potranno riaprire attenendosi alle necessarie misure di sicurezza a partire dal 1 settembre. Ai gestori, pubblici o privati, verrà comunque data la possibilità di individuare in autonomia, tenendo soprattutto in considerazione le necessità delle famiglie, la data di riapertura, in modo da poter riprendere l'attività in sicurezza per tutti. Ne dà notizia il presidente della regione Attilio Fontana, che ha firmato l'ordinanza in cui conferma l'1 settembre come prima possibile data di riapertura per gli asili nido e i servizi educativi per l'infanzia da 0 a 3 anni. Nella stessa ordinanza viene stabilita il 14 settembre come la data di riapertura delle scuole dell'infanzia in ottemperanza a quanto dispone il governo. Cascina Sellanuova si prepara a rinascere e a diventare un luogo aperto alla città. L'amministrazione ha assegnato tramite bando, per una durata di 40 anni, la struttura rurale del 1400, situata tra Viale Forze Armate e Via Parri, alla cordata progettuale Naturalmente, Agroecologica e Stili di Vita Sostenibili, cui capofila è l'associazione Tara Rotas. Un progetto di grande impatto sociale, possibile grazie al coinvolgimento e sostegno di circa 30 soggetti, che porterà alla realizzazione di alloggi in co-housing intergenerazionale, spazi adibiti ai servizi per l'infanzia e per la formazione, un museo digitale, orti sperimentali, spazi per la formazione agricola e un laboratorio di pianificazione, oltre a spazi per la vendita e degustazione dei prodotti di qualità.